Dell'aria e di lasciarci rivestire da te come i gigli del campo per poterti servire ed essere immersi con gioia nel sole del tuo amore, preghiamo. Esaudisci i tuoi figli, Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Darci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Allora, cari amici, siamo qua sul pontile. Anticamente il pontile non c'era, c'era la scogliera che arrivava da questo pontile di sotto, e quando si arrivava a nuotare da là la scogliera eravamo i campioni. La processione partiva da San Gaetano, girava e ritornava là. Però quando è stato in seguito che si è allargata, siamo arrivati anche qui su questo pontile e ritorniamo adesso per il tracciato antico. Prima c'erano anche i meloni, non Emanuele, mi ricordo, la visista tradizione qua a Bonarmi e Don Pietro. Ah. E Don Pietro fu contento di mettere questi meloni per incrementare il culto, non può mangiare nulla. Però c'era tanta gente, tanta devozione, e c'era anche un bastimento che si chiamava San Gaetano, il quale quando veniva da Napoli, da terraferma, che portava fagioli, patate, eccetera, eccetera, una porzione di quei soldi la offriva per mantenere anche la chiesa. Ed è stata bella questa processione che si è allungata fin qua, perché adesso qua noi benediciamo tutti i marittimi, i pescatori, i nostri marinai,
i capitani, tutti quanti. Ed è bello ricordare questi alunni che hanno studiato per il mare per accompagnarci a un porto sicuro. E ci auguriamo soprattutto di arrivare tutti insieme al porto più sicuro, quale quello di sopra, nelle mani di Dio, qua grazie a San Gaetano. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Dio Padre misericordioso, che al sacerdote San Gaetano ha ispirato il proposito di vivere secondo il modello della comunità apostolica, per il suo esempio e la sua intercessione, concedi a tutti i marittimi, pescatori, imbarcati, di confidare pienamente nella tua provvidenza e di cercare sempre il tuo regno. Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. E per intercessione di San Gaetano, discenda la benedizione di Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Un'altra cosa che vi voglio dire, allora c'era anche il battimento, un crocifisso del soccorso, un crocifisso del soccorso, e quando veniva, ugualmente loro davano qualche cosa per il sostentamento della Chiesa. Pensate anche come si mantenevano le chiese allora, non ci stava niente. Quando era la stagione che si vendemmiava, principalmente quando si pigiava l'uva, si mandavano degli uomini con un mezzo barile sulla spalla. E allora andavano dai contadini che pigiavano, chi ci davano mezzo barile, chi non guardava il barile, quello che sia, ognuno secondo le proprie devozioni e i propri santi che andavano a proteggere di più. Quindi tutte queste cose sono andate nel dimenticatoio, speriamo soltanto che quei santi dall'alto si ricordino sempre di noi e non ci abbandonino. Scusate dell'interruzione. Grazie. Ci allarghiamo per far passare. Ecco, la strada. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Preghiamo insieme dicendo: San Gaetano, prega per noi. San Gaetano, prega per noi. Dinanzi a te, Gran San Gaetano, umilmente ti preghiamo di ottenerci dal Signore Dio il pentimento per le nostre colpe. Preghiamo. San Gaetano, prega per noi. San Gaetano, sei acclamato il santo di tanti ammalati, specialmente i moribondi. Aiuta i nostri medici a trovare la via della guarigione dai tumori e dalle tante malattie che spaventano l'uomo di oggi. Noi ti invochiamo, San Gaetano, prega per noi. San Gaetano, tu che hai voluto che i tuoi sacerdoti vivessero la comunione tra di loro sul modello della primitiva comunità cristiana, prega Gesù affinché i sacerdoti consacrati e tutti i ministri della Chiesa vivano un'autentica esperienza di condivisione e fraternità. Noi ti invochiamo. San Gaetano, prega per noi. San Gaetano, tu che hai dato origine ai banchi della solidarietà, in aiuto economico ai poveri e agli indebitati,
affinché non vi fosse l'usura. Fa che anche oggi venga data la possibilità a tante famiglie di avere credito finanziario per le necessità primarie, come la casa e il lavoro. Noi ti invochiamo. Santo.